Prima partita del 2013 per la Dea Gourmet Senigallia, la squadra di coach Paradisi, imbattuta 13 vittorie in 13 partite nel campionato di Serie D femminile. L'avversaria di stavolta è il Bottega col Bordolo, un Bottega che inizia molto bene la partita, soprattutto con il gioco sulle bande. Vedete qui un attacco delle ospiti che viene però difeso bene dalle ragazze senigallesi che attaccano con la Berluti, ma poi il punto va al Colbordolo che inizia molto bene l'incontro, primo set equilibrato, ancora la Berluti in attacco, murata, e Colbordolo che si fa pericoloso, ma piano piano iniziano a cadere le palle anche nel campo delle ospiti. Caterina Morganti bravissima in attacco e cresce anche la difesa della Dea Gourmet, ancora un attacco di Caterina Morganti vincente, può ricostruire qui il Senigallia, ancora Caterina in diagonale, viene difesa ma ancora la ricostruzione con Elisa Zingaretti che viene murata, scambio bellissimo, Elisa ancora l'opposto delle senigallesi che mette la palla a terra. Dea Gourmet quindi che nel finale di set riesce a recuperare anche un leggero svantaggio, ancora Elisa Zingaretti qui attacca vincente, poi il gioco dal centro comincia a funzionare con Ilaria Bacchiocchi e Serena Masciarelli. Qui siamo nel finale del set, questo l'attacco veloce di Ilaria Bacchiocchi vincente, la battuta fortunata di Rossella Berluti dà il punto del 25-21, primo set per la Dea Gourmet. È il secondo set quello che si rivelerà più difficile per la Dea Gourmet. Inizia bene il Colbordolo, vediamo però l'attacco delle senigallesi che vedete di spalle. Questa è Elisa Zingaretti che tenta il diagonale che viene difeso, la pipe delle ospiti, non difesa da Camilla Baroncioni. Colbordolo quindi sempre in partita, ancora una ricezione sbagliata. Possono attaccare le ospiti, lo fanno molto bene in primo tempo. Senigallesi che paiono in difficoltà in avvio di set, cercano però di rifarsi, bello il gioco d'incrocio che libera la Caterina Morganti, bella anche questa difesa, può contrattaccare però il Colbordolo, la palla in banda da zona 4 murata alla grandissima dalla Masciarelli. Elisa Zingaretti, uno dei punti di forza, la sua battuta al salto è sempre molto efficace, qui però il Colbordolo riesce ad attaccare bene. Anche Marta Tontini, una bella battuta flottante, qui mette in crisi la ricezione avversaria. Bella difesa di Camilla Baroncioni, contrattacco, palla ancora in gioco con il Colbordolo che può attaccare da zona 4, ma il muro di Serena Masciarelli c'è. Ancora fasi decisive di questo secondo set che è veramente davvero equilibrato, ancora Serena Masciarelli si fa sentire alla grande a muro, 18-13 per la Dea Gourmet, sembra tutto deciso, ma attenzione a quello che sta per accadere, qui una ricezione lunga di Camilla Baroncioni, il Colbordolo si fa sotto, il set diventa equilibrato, un altro attacco da zona 4, difeso da Marta Tontini, può attaccare Rossella Berluti e mette a segno un bellissimo diagonale, 23-19 per la Dea Gourmet, che però va in crisi nel finale di set, qui sbaglia Caterina Morganti, 5 errori consecutivi delle senigallesi, ancora un altro errore, lo vedremo tra poco, l'alzata lunga e sbagliata di Marta Tontini, a questo punto Roberto Paradisi sul set point per il Colbordo lo mette in campo Francesca Carnevaletti, la vedremo tra poco. Qui una palla che poteva dare il successo nel set al Colbordolo che non viene chiusa, brava Camilla Carnevaletti verso Caterina Morganti che attacca, annulla il set point e poi Francesca Carnevaletti si fa sentire anche in battuta, in crisi la ricezione del Colbordolo, Paradisi ci crede, ci prova, dà la carica alle proprie ragazze che chiuderanno il set con questo attacco. Attenzione, Caterina Morganti in diagonale, vincente, la Dea Gourmet annulla un set point e vince 27-25 anche il secondo set. Le senigallesi tentano di chiudere sul 3-0, vanno avanti 3-0 con le battute di Marta Tontini all'inizio, ma poi il Colbordolo mette in crisi la ricezione delle senigallesi e le ospiti vanno avanti addirittura per 8-4. Qui però non riescono a ricostruire, piano piano comincia la rimonta della Dea Gourmet che riesce a fare gioco soprattutto in banda, qui è Rossella Berluti che attacca molto bene in diagonale, Dea Gourmet che rientra in partita
partita. In crisi la ricezione del Colbordolo sulle battute flottanti delle varie Tontini, Morganti e Carnevaletti finché in campo, e De Gourmet che piano piano fa valere la propria forza, i propri diritti della classe, della capolista. Qui il gioco in primo tempo di Ilaria Bacchiocchi. Vediamo la ricezione di Camilla Baroncioni e l'attacco ad incrocio dietro, molto bello anche stavolta, con Rossella Berluti che va a segno, e qui la ricezione del Colbordolo in crisi, finisce la partita. Terzo set 25-18 per la Dea Gourmet, che batte 3-0 il Bottega Colbordolo e infila la 14esima vittoria in 14 partite di campionato. Meglio di così impossibile. Roberto Paradisi, coach di questa Dea Gourmet imbattibile. Ma io direi imbattuta, poi se siamo imbattibili vediamo nella seconda fase del campionato. Per ora una fase strepitosa, devo dire, con delle ragazze che sono davvero impagabili e che questa sera hanno dimostrato anche di avere un grandissimo carattere. Sono riuscite a riprendere un set che sembrava ormai perso, ingresso della Carnevaletti dentro che ha dato una svolta in quel momento, le ragazze hanno reagito, devo dire che hanno reagito bene, abbiamo chiuso quel set e poi il terzo set, nonostante il risultato, mi pare che la storia sia stata realmente breve. Ma i margini di miglioramento ci sono sempre, soprattutto in termini di continuità di gioco, perché per quanto riguarda l'espressione del nostro gioco tecnico e del gioco così come lo concepiamo noi, che è un gioco molto veloce, credo che abbiamo raggiunto ovviamente non certo la perfezione, ma livelli piuttosto alti. Bisogna mantenerlo quel gioco, la difficoltà è far riuscire a mantenere allo stesso livello la seconda linea, quindi la ricezione, gli appoggi, la difesa e la prima linea. Lì ci sono ampissimi margini di miglioramento. Abbiamo avuto già un richiamo di preparazione atletica durante le feste natalizie e devo dire che si vede. Perché a differenza di altre squadre, ma mi riferisco anche a Colbordolo, che è una squadra molto forte, credo che questa sera l'abbiano dimostrato, una squadra fortissima in difesa, a differenza però delle altre squadre, compresa Colbordolo, noi a fine set, fine partita ancora siamo fisicamente molto in forma, le altre squadre fisicamente gettano un pochino la spugna. Questa è la preparazione atletica che noi abbiamo fatto, c'è stato un richiamo, ci sarà un altro richiamo perché avremo 3 settimane di riposo e credo che quello sarà un richiamo anche piuttosto pesante, però ci servirà per il rush finale. Rossella Berluti, 14esima vittoria per la Dea Gourmet su 14 partite di campionato, siete proprio imbattibili. Quest'anno stiamo giocando bene, la squadra dall'anno scorso è migliorata tanto e lo stiamo dimostrando, dobbiamo ancora fare qualcosa di più per i playoff, ma siamo molto molto fiduciose. Senti, stasera alla grande attacchi questa palla tesa che la Tontini ti serve, ormai sembra una cosa automatica, sei l'unica che preferisce la palla veloce e tesa rispetto alla palla alta, come mai? È una scuola che viene dal passato. È una scuola ma anche un'esigenza, vista l'altezza ho bisogno di giocare in velocità più che con la palla alta, quindi riusciamo attualmente a farla, quindi speriamo continui, stiamo provando anche qualche combinazione, quindi sarei scaramantica, però sì, puntiamo alla Serie C. L'ha detto. (Susurra)